prossimosimamente.it. Prima di entrare nell'analisi della partita, un risultato evidentemente storico, una bellissima giornata. Dove colloca lei questa vittoria nella sua classifica personale? Per me è una vittoria. Una vittoria giocata con una grande squadra. Sono felice per i nostri tifosi, che anche oggi, lunedì di Pasqua, sono venuti in tantissimi e hanno riempito la curva, dimostrando l'affetto che hanno per questa squadra. I ragazzi lo avvertono e hanno fatto una partita, diciamo, di livello alto per loro, anche per loro stessi, sia per i tifosi che per loro stessi. Quindi è una vittoria comunque importante. E mi diceva Sky che sono 60 anni che non succedeva una vittoria a Parma del Catanzaro, non so se... 53, quindi diciamo una cosa che ci fa enormemente piacere, quindi la prendiamo così. Due aspetti sono emersi in particolare: una certa spensieratezza, una certa leggerezza mentale, poi anche la gestione del vantaggio e la gestione dell'avversario. Quanto è stata figlia questa partita degli insegnamenti, degli schiaffi presi all'andata? Ma noi, guarda, siamo partiti con tanti dubbi, con tanti punti interrogativi. Siamo una squadra neopromossa dove abbiamo avuto tanti esordienti in questo campionato e soprattutto anche persone che magari avevano abbandonato questa categoria, quindi di conseguenza c'erano all'inizio dei punti interrogativi. Soprattutto la partita dell'andata ci ha fatto capire che dovevamo avere tante attenzioni in più rispetto a quelle che avevamo l'anno scorso. I ragazzi si sono applicati, hanno capito le problematiche del campionato, si sono adattati alle difficoltà di questo campionato. Ed è vero che oggi la partita chiaramente l'abbiamo studiata proprio come è andata. Siamo stati anche aiutati un attimino dalla sorte, perché comunque abbiamo giocato contro una squadra con delle individualità importanti che ci ha messo alle corde, hanno avuto diverse situazioni che magari potevano accorciare il risultato. Quindi siamo stati anche fortunati, però sono stati molto bravi i giocatori a interpretare questa partita, perché se noi giocavamo diciamo come siamo abituati a fare e a dominare il campo, cioè giocare alla metà campo avversaria, sapevamo che loro hanno dei motori e delle gambe che ci potevano mettere in difficoltà, come era successo all'andata. Di conseguenza abbiamo optato per un'altra tipologia di lavoro, di giocare nella nostra metà campo, sia in fase di possesso palla, ma anche nel difendersi, per non concedere profondità, per non concedere spazi alle loro accelerate. Quindi di conseguenza penso sia stata, diciamo, una scelta anche giusta. E poi con il nostro in fase di possesso palla noi siamo riusciti sempre ad avere coraggio, ad avere le nostre giocate e soprattutto a ricreare le situazioni che siamo abituati a fare. Quindi di conseguenza abbiamo lavorato con 9 undicesimi della squadra l'anno scorso, quindi hanno dimostrato anche oggi, ragazzi, che ci possiamo far valere in questo campionato, soprattutto con una squadra così importante come il Parma. Buonasera mister, complimenti innanzitutto per la partita. La partita l'aveva preparata così, con questo gioco che naturalmente partiva dal basso e con tutti questi messaggi che hanno in questo caso avuto l'effetto positivo. Domanda 1, poi le faccio subito l'altra domanda. Il Parma ci ha battuto in casa dopo circa 500 giorni di imbattibilità all'andata. Noi l'abbiamo battuto in casa dopo oltre 390 giorni di imbattibilità. Giusto un caso? Va bene. Sì, abbiamo avuto oggi, al di là di quello che già ho risposto un po' alla domanda prima, ma abbiamo avuto degli accorgimenti oggi importanti. Noi abbiamo concesso delle situazioni su palle perse, un paio di palloni che magari potevamo gestire meglio quando eravamo nella metà campo avversaria, però siamo stati molto concentrati nel non farci prendere il tempo dalle accelerate loro. Quindi abbiamo lavorato molto su questa tipologia di lavoro. Poi abbiamo capito che se andavamo in pressione
troppo alta, loro avevano la profondità da attaccare e lì ci avrebbero potuto mettere in difficoltà, quindi abbiamo preferito rimanere, di lasciare la costruzione a loro e di lavorare in fase difensiva un po' più bassa. E poi in fase di possesso palla abbiamo lavorato moltissimo con i vertici, abbiamo spostato un po' Gemmello da punta centrale, l'abbiamo fatto lavorare un po' più a cucire il gioco, tanto è vero che siamo riusciti a venire fuori molto con lui nel primo tempo. E piccoli accorgimenti che però messi tutti insieme insomma hanno fatto sì che abbiamo fatto una prestazione diciamo giusta. Sì, mister, la menzione su un simbolo che però sa, credo, la prova di Sivo, quanto è ringiovanito. Beh, sì, è un giocatore straordinario. Io l'anno scorso quando ho visto che potevamo prenderlo, dico boh, non lo so, perché lui è un giocatore di Serie B, ma dopo su queste partite lui si esalta, è un ragazzo che sente proprio le competizioni, le partite, molte volte è troppo superficiale, invece oggi ci ha messo quel piglio, quell'attenzione giusta che ha portato insomma a fare sicuramente una grande prestazione. Ma oggi non è solo Sito, ma oggi penso che abbiamo fatto pochissime sbavature un po' tutti. Mister, buonasera, Lorenzo Fava, Sport Parma, complimenti per la vittoria, per il gioco. E con questa domanda voglio tornare su un tema che è andato fuori negli scorsi giorni, non so se si è perso qualcosa nella traduzione, lei aveva detto il Parma è primo con merito, grazie anche all'individualità, mentre aggiungo io magari il mio Catanzaro è quinto con il gioco. Magari se la vuole rispiegare, ecco. Sì, no, non è perché poi questo è venuto fuori penso durante la settimana. Io in pre-partita invece forse l'ho spiegato meglio, infatti magari è stato interpretato anche nel modo giusto. Il Parma è primo meritatamente perché ha dei giocatori forti e questo lo si vede, perché oggi quando li vedevo accelerare c'è stata un'accelerata su Antonini e dico mamma mia che c'ha il motorino, quindi c'ha giocatori forti, però è molto anche organizzato in fase tattica, che comunque loro, allora noi sapevamo anche questo, perché poi il discorso, il Parma lavora molto bene come ha fatto all'andata contro di noi, che non veniva a pressare alto, ma ci aspettava sulla tre quarti, perché lì sono bravi a difendere anche molto, e sono bravi a difendere anche nelle zone basse. Le squadre che, bene o male, è difficile che gli fai gol se magari giochi in fase di sviluppo, e quindi di conseguenza c'è il lavoro dell'allenatore, c'è il lavoro di squadra, c'è una squadra che concede pochissimo all'avversario, noi questo lo sapevamo. Dove invece potevamo spostarli era sulla costruzione proprio bassa bassa da parte nostra, facendoli girare come abbiamo fatto in ampiezza, ma nelle zone proprio diciamo basse col portiere. Noi abbiamo giocato oggi tantissimo con il portiere e lì loro si sfaldano un po' e perdono quel grosso equilibrio che loro hanno. Ma anche in fase di possesso palla non è una squadra approssimativa, perché se andiamo a vedere oggi ci hanno fatto correre tantissimo, ci hanno delle giocate straordinarie anche in velocità, soprattutto quando loro sono bassi, c'è il portiere che riesce sempre a mettere in moto delle ripartenze, una squadra molto organizzata, una squadra che merita la classifica che ha, e faccio complimenti a Fabio Pecchia. Mister, le chiedo anche una cosa, perché lei ha più di 500 partite in panchine, quindi partite ovviamente da allenatore tra Serie C, Serie B. Quest'anno è l'anno in cui Vivarini si sta riprendendo anche una rivincita nei confronti un po' di tutto il calcio italiano, che spesso snobba un po' quegli allenatori che vogliono provare a costruire, a giocare, e spesso si viene visti, no, come i maestri, e poi quando i risultati non ci sono, la sorte per gli allenatori è purtroppo triste. Quest'anno il Catanzaro, con pochi acquisti, ma con un allenatore che ha dato continuità al lavoro, è quarto, quinto, adesso non ho ancora visto la classifica, però ha battuto il Parma capolista. Sì, calcio con il gioco. Calcio è questo, calcio io lo accetto per quello che è. Veramente ho tante amarezze
della mia carriera, perché io sono sempre stato un allenatore propositivo, un allenatore che ha cercato di improvvisare il meno possibile, di razionalizzare sempre tutto ciò che deve accadere in campo, essere soprattutto organizzato in fase di possesso palla. Chiaramente anche oggi penso che abbiamo visto una squadra che ricercava una certa tipologia di gioco, una certa mentalità in fase di possesso palla. È chiaro che poi il calcio lo sappiamo, lo conosciamo in Italia come va, è una questione di immagine, è una questione di, voglio dire, di direttori, è una questione di procuratori. A me non mi è mai interessato tutto ciò, io ho cercato sempre e solo di lavorare sul campo e di dare il meglio, quindi accetto molto volentieri tutto quello che è stato. Era mister, sono Giancarlo Cecchi, Stadio Tardini. Parliamo di tattica. A un certo momento il Palermo, all'inizio, fino allo 0-0, aveva proposto una differenza rispetto a quello che poi anche lei si aspettava. Esatto. Cioè, Hernani più avanti e Bernabé più dietro. Questo gli ha fatto cambiare qualche cosa. Allora, no, il Parma noi ce l'aspettavamo che venisse un attimino ad aggredirci anche un po' più alti. Ecco perché, allora, il discorso di Bernabé chiaramente non è che ci ha creato problemi, perché lì noi abbiamo deciso di marcarlo proprio a uomo, quindi abbiamo lavorato proprio tenendolo proprio sotto stretto osservazione, prima con i centrocampisti ma soprattutto con i due attaccanti in zone basse di campo. La cosa che ha fatto il Parma a livello tattico è stato che all'inizio giocava con una linea difensiva di reparto e noi sapevamo che facevano questo tipo di discorso e noi comunque trovavamo sempre i nostri mezzi con lo spazio per poter dare il là alle nostre giocate. E poi invece hanno preso coraggio e sono venuti magari anche uomo contro uomo sui nostri vertici nella seconda metà del primo tempo, e lì siamo andati un po' più in difficoltà perché dovevamo ricercare di più la profondità, cosa che invece abbiamo tardato nel fare. E quindi diciamo la partita è stata fatta un po' su queste situazioni qui. Secondo tempo abbiamo perso un po' di gamba, abbiamo perso un po' di forza, dovevamo essere più bravi nel riproporci anche in zone un po' più alte di campo, però poi vedevamo insomma che riuscivamo a lavorare abbastanza bene in zone basse, siamo rimasti e abbiamo finito la partita in questo modo. Ecco, voi siete passati con, e prima lei parlava di linea difensiva, con due gol su palle alte. L'aveva preparato questo? No. Questo per caso. Allora, no, il primo gol è stata un'azione, secondo me, la classica nostra azione. Siamo arrivati in ampiezza, poi c'è stato il cross sul secondo palo. E, no, noi, poi il calcio piazzato, quello è stato il nostro schema, diciamo, che ci lavoriamo, quindi siamo riusciti a liberare bene Antonini, che è il nostro stoccatore, diciamo, quindi è stato un angolo ricercato con anche dei lavori per impedire di saltare su quella palla. Quindi, però il concetto qual è? Che era una squadra da affrontare in velocità, che loro rimanevano sempre 4+2 in fase difensiva, quindi se riusciva ad andare in ampiezza riuscivamo a trovare poi dentro l'area, diciamo, un po' di spazio per poter colpire. Penso che ci siamo arrivati diverse volte. Con la sorpresa del Parma che non si aspettava. Ma io a parlare del Parma faccio fatica, ma voglio dire, secondo me il Parma ha fatto la sua partita. Noi siamo stati fortunati con la traversa, siamo stati fortunati con il rimballo, c'è diverse occasioni che loro hanno avuto, insomma, però a me mi è piaciuto il Parma, insomma, non mi ha sorpreso niente, perché bene o male sapevamo un po' di quello che andavamo incontro. Mister, buonasera, Vincenzo Bellino, viene da Serie B, ben trovato, complimenti per la vittoria e anche per il campionato che state facendo. Dopo la sconfitta dell'andata le aveva detto che eravamo ancora ad inizio campionato, eravate ancora un po' incerti e dovevate lavorare su qualcosina. Oggi avete dimostrato di saper fare anche la fase difensiva, quindi avete un altro punto di forza oltre alla fase d'attacco. Ecco, dopo una vittoria come questa state dimostrando di poter stare in questo campionato, però di tenere testa anche a delle squadre che magari sulla carta a livello di rosa sono un po' più forti di questo Catanzaro. Ecco, dopo questa vittoria
oltre ai playoff, fa un pensierino anche per qualcos'altro? Ma chiaro che rispetto all'andata sono state delle partite chiavi per noi. C'è stata la partita con il Parma e la partita con il Como, dove effettivamente ci ha dato tanto insegnamento, due sconfitte che ci hanno dato tanto insegnamento, e adesso la squadra sa quello che deve fare a seconda delle situazioni. La situazione che dicevo prima, la squadra ha ritardato un pochettino a leggere il lavoro del Parma, siamo andati un po' più in difficoltà, però sapevamo quello che dovevamo fare per venire fuori da queste situazioni, quindi la squadra adesso c'ha tanto sapere, sa che a seconda delle situazioni in campo come venirne fuori. Anche quel lavoro in zone basse di campo sappiamo sia come tenere palla in quelle situazioni, ma soprattutto sia se si perde palla. Tanto è vero che oggi Parma ha avuto anche due, tre, che noi oggi abbiamo perso 4-5 palloni che non dovevamo perdere, che di solito non perdiamo, però. E lì è venuto fuori, diciamo, anche l'attenzione su queste situazioni che abbiamo pagato nelle altre partite. E poi rispetto all'anno scorso è chiaro che noi la settimana l'abbiamo preparata proprio con un lavoro in zone basse di campo, perché noi di solito lavoriamo 4-4-2 in fase difensiva. Questa partita l'abbiamo affrontata invece contro 5-2, perché a seconda degli avversari magari ci andiamo a modificare. E quindi abbiamo lavorato su tutte le uscite in zone basse di campo, tant'è vero che abbiamo limitato moltissimo gli spazi e le giocate del Parma. Dove vogliamo arrivare? Andiamo partita per partita, perché giustamente abbiamo una grande responsabilità, abbiamo una città che vive di questo sport, ci teniamo a dargli soddisfazione, ma soprattutto anche la squadra ha voglia di stupire. Oggi, prima della partita, abbiamo detto proprio questo discorso: divertiamoci e cerchiamo di stupire un po' tutto, cosa che i ragazzi sono riusciti a fare. Ecco, la chiave della partita secondo me è stata proprio questa che diceva lei, cioè il fatto che è vero che voi avete limitato le incursioni, la verticalizzazione, la profondità del Parma, così come il Parma ha in certo senso limitato quelli che erano i vostri punti di forza, però voi, a differenza del Parma, vi siete anche un po' snaturati, e quando lei dice che nella seconda parte di gara siete calati un po', avete in un certo senso lasciato il possesso a loro, pur consapevoli che il possesso, la gestione del pallone è un punto di forza del Parma, però avete dimostrato di sapervi anche difendere. Sì, abbiamo lavorato molto quegli aspetti lì, ma soprattutto anche se andate a rivedere come abbiamo fatto il primo gol, lì c'è quello che volevamo ricercare oggi, perché noi volevamo tenere il Parma nella nostra metà campo e avere la possibilità di andarli ad attaccare sulla linea difensiva loro. E così è stato questo gol che abbiamo fatto. Perché loro di scappata vanno un po' in difficoltà, soprattutto sulle ricomposizioni e soprattutto sui cross. Quindi di conseguenza abbiamo cercato di farlo. Ragazzi, complimenti a loro comunque. Buonasera a tutti. Grazie. Buona Pasqua passata. Grazie.